Bentrovati ad un nuovo video tutorial firmato Fabianbrosi.it continua il corso ah, introduttivo ad Adobe Audition riservato a voi abbonati. Grazie ancora per aver scelto di darmi fiducia. Eh, tre caffè mi offrite voi una volta al mese e io cerco di portare avanti questo. Corso di Audition una volta a settimana faremo una piccola pausa sotto Natale ma riprenderemo subito dopo le feste. Oltre chiaramente a darvi la possibilità di accedere a tutti i tutorial eh, del corso di Premiere e di eh, After Effects e ad altri contenuti che in futuro verranno. Quindi grazie, grazie per la fiducia che mi date. Oh, torniamo a parlare di eh, audio ovviamente. Di eh, manipolazione del suono. Avevo già anticipato nella scorsa lezione che oggi avremmo parlato di un modo alternativo per applicare effetti a un file audio. Notate stiamo ancora parlando di editing su un file audio, non stiamo ancora parlando del multitraccia. Il multitraccia... Eh, è uno strumento bellissimo e dedicheremo a quel tema molte lezioni un po' più avanti nel corso. Allora, come registrare un file audio? Perché noi abbiamo visto come si importa, per esempio, ma se io volessi registrare un file eh, come, come fare? Beh, intanto vi consiglio, se non l'avete già fatto, di impostare i canali di ingresso e di uscita, come abbiamo visto nella scorsa lezione. Dopodiché, in basso, trovate un bottoncino rosso che è universalmente considerato il modo migliore per registrare qualcosa. Se avete esperienza con i vecchi videoregistratori, piuttosto che anche sui cellulari, c'è questo bottoncino rosso. Se dovete registrare qualcosa, cliccate e si aprirà una finestra. Intanto ci chiederà Audition di scegliere un nome, per esempio file test. Perché è un test? Scegliamo le solite cose, ovvero la frequenza di campionamento, canali, profondità di bit, lascio tutto così com'è, notate come io scelga mono, se io scegliessi stereo ovviamente, no? ricordate quanto detto nella scorsa lezione, eh, potrei registrare un file eh, con due canali, su uno finirà la mia voce sul secondo canale eh, l'input, del nel mio caso specifico, del secondo input che ho impostato nella mia scheda audio. Però, Teniamoci semplici, file mono, clicco su ok, quando cliccherò su ok inizierò a registrare. Andiamo. Prova microfono, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quando abbiamo deciso di terminare riclicchiamo ovviamente sul bottoncino rosso. Abbiamo qui il nostro file appena registrato, verifichiamo. Prova microfono: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Direi perfetto, ok? Bene, ora io chiaramente qui posso andare a lavorare come abbiamo già visto fare nelle, nelle scorse lezioni, ok? Quindi posso andare a tagliare. A modificare il volume del file ricordandovi sempre che tutto quello che andiamo a fare è distruttivo e questa è una cosa molto importante perché perché noi nella scorse, nelle scorse lezioni abbiamo visto come applicare per esempio un effetto no? se volessi applicare un filtro per rendere questa voce stile telefono per esempio eh, potrei applicare questo filtro, andare su applica e in questo momento il mio file audio è eh, in qualche modo stato modificato, no? Ascoltate. 5 6 7 8 9, 10. Prova microfono, 1 2 3 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Perfetto, direi, è esattamente quello che volevo. Se io volessi eh, tornare indietro e magari applicare un altro effetto Dovrei fare CTRL Z, ricordate? CTRL Z e torno indietro. Prova microfono. Ok, c'è un altro modo per applicare effetti in Audition, che eh, è sempre distruttivo nel momento in cui vado ad applicare l'effetto, ma mi permette in qualche modo di sperimentare un po' di più prima di poter applicare definitivamente l'effetto o gli effetti. Allora, intanto, prima di vedere questo metodo, vado alla, alla fine del pezzo. E come già abbiamo visto nelle lezioni precedenti, vado ad aggiungere un po' di silenzio, ok? Poco, uh, vabbè, 10 secondi possono andare bene perché applicherò probabilmente un effetto. Magari 10 secondi sono troppi. Ecco, facciamo così poi. Tra i vari pannelli che avete a vostra disposizione, dovete assicurarvi di avere attivato il pannello rack effetti. Ok? Il pannello rack effetti, eccolo qui: tasto di scelta rapida, Alt più 0, eh, in genere si trova sulla sinistra accanto al browser multimediale, ok? Se avete impostato l'area di lavoro predefinita. Ok? individuate questo pannello rack effetti e vedete come questo eh, rack effetti non sia altro che come dice una parola stessa una sorta di raccoglitore ok eh, che vi permette di eh, inserire effetti a cascata vale a dire noi abbiamo diversi slot 10 per la precisione e io posso decidere di applicare non so nel primo slot un effetto di compressore, magari per dare più potenza vocale al mio parlato. Al secondo slot potrei applicare per esempio un filtro, come quello che abbiamo visto prima, per rendere la mia voce più simile a quella di una segreteria telefonica. Al terzo slot potrei applicare un effetto tipo un eco o un riverbero, ok? Per esempio. La bellezza di questo strumento, di questo pannello, è che io potrò, e lo vedremo tra breve, accendere o spegnere gli effetti, eh, modificarli, testarli, cambiarli, cambiare l'ordine, prima di cliccare poi su Applica e rendere queste modifiche, diciamo, definitive. Facciamo un esempio, nel primo slot vado ad applicare cliccando su questa freccettina, nella voce Ampiezza e Compressione il fantastico compressore multibanda ci clicco vado a scegliere tra i predefiniti per esempio eh, vediamo un attimino aumenta la voce ok chiudo ho applicato l'effetto sì nel senso che se io vado in play prova microfono 1 2 3 vedrete che la mia voce è molto più potente però la mia forma d'onda non è cambiata perché ancora l'effetto non è stato applicato nel secondo slot, per esempio, vado a scegliere tra, gli tra i filtri il filtro, uh, il filtro FFT. Anche qua scelgo un predefinito: segreteria, non faccio nient'altro, clicco su chiudi e riascoltiamo. Ok, fantastico diretelo. Eh? Notate come la mia forma d'onda non, non è cambiata di, di una virgola, perché noi quello che stiamo facendo è ancora a monte, prima ancora di applicare questi effetti. Eh, se io volessi, per esempio, potrei spegnere eh, temporaneamente l'effetto del filtro e, o cambiarlo, modificarlo facendoci doppio clic e provare qualcos'altro quello che sto facendo in questo momento non è distruttivo vedete? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 quindi posso giocare molto, vede, molto vedere come viene un, un, un audio con o senza, o senza un effetto applichiamo per esempio adesso un, un riverbero uh, andiamo in riverbero scegliamo uno qualsiasi per esempio riverbero Ok, questo è un avviso che potreste trovare eh, che ci informa che questo tipo di effetto non può essere riprodotto in tempo reale. L'effetto selezionato potrebbe non essere adatto alla riproduzione in tempo reale perché richiede molte risorse CPU e presenta un, una latenza elevata. In altre parole, applicare questo effetto richiede molto calcolo e quindi non potrebbe non essere riprodotto in maniera fedele prima di averlo applicato, ok? Proviamone un altro di effetto che magari richieda meno, meno risorse. Eccolo qua, per esempio, eh, riverbero involuzione. Scegliamo un, un preset, per esempio, sotto il ponte, no, sotto il ponte no, mm, vediamo un attimino... In fondo alla classe. Ah, ascoltiamo quello che, che abbiamo combinato. Ok, come se un ragazzino tenesse un, eh, un, non so, un, una radiolina accesa in una stanza mm, vuota in fondo. Okay. Vabbè, la cosa importante è che avete capito, insomma, che noi possiamo aggiungere quanti effetti vogliamo. Possiamo spegnerli, accenderli, modificarli, testarli. Oh, attenzione, ripeto: l'ordine è importante, eh? Perché volessi spostare, per esempio, il compressore alla fine, come in genere si usa fare, basta cliccare, vedete, sulla voce e trascinarla in basso, ok? Perché è importante l'ordine? Perché eh, in generale vengono processati prima gli effetti in alto. E a cascata gli effetti più in basso quindi in questo caso prima viene applicato il filtro poi viene applicato il riverbero e poi viene applicato il, eh, il compressore quindi è importante perché molte, molte volte l'ordine influisce ovviamente sul risultato finale quindi fate delle prove generalmente generalmente per esempio un compressore viene applicato in fondo a, a questa catena ma non sempre dipende però ecco, state attenti all'ordine perché in questo caso l'ordine conta. Quando siete soddisfatti, basta cliccare sulla voce Applica. Ed ecco, adesso sì, che noterete che la, la nostra forma d'onda è cambiata. Non solo la nostra forma d'onda è cambiata, ma vedete che anche il nostro REC si è svuotato. Questo ci eh, indica che le modifiche che noi abbiamo applicato sono state introdotte fisicamente nel file, nella forma d'onda e da questo momento in poi l'unico modo che abbiamo per tornare indietro per ora è il CTRL Z, l'ultima nostra spiaggia CTRL Z, torniamo indietro. Eh, ed è importante notare come se io adesso andassi a salvare questo file, ok? Senza aver applicato gli effetti, vado a fare un semplice salva con nome. Eh, ok? Vedi, cioè, ecco, lo, fa, lo rivediamo un secondo. Ci informa quello che volevo farvi vedere, in altre parole. Cioè, gli effetti del rec non saranno applicati al file salvato. Se desiderate applicare questi effetti all'audio prima del salvataggio, fate clic su Applica. È quello che volevo dirvi. Cioè, se io vado a salvare... Senza aver applicato questi effetti, il risultato sarà che noi avremo il nostro file originale senza nessun effetto. Quindi, dopo aver applicato gli effetti, clicchiamo su applica. Adesso quando andiamo a salvare il nostro file audio eh, sarà insomma con, con gli effetti che abbiamo deciso. Oh, questo è un altro modo per applicare gli effetti ad una forma donda. Eh, qual è il modo migliore? Ma dipende, se dovete applicare un effetto di cui siete già certi, potete utilizzare il vecchio solito sistema. Eh, de, diciamo di, del menu effetti, scegliere l'effetto, applicarlo, eccetera, eccetera. Eh, se però eh, volete fare delle, degli esperimenti prima, ecco, la, utilizzare il REC forse è un modo molto più. Diciamo adatto. Notate come ci sia un'altra un voce in fondo al rack degli effetti chiamato Elabora tutto il file o solo selezioni. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che quando noi andiamo a cliccare applica, possiamo scegliere se applicare questi effetti a tutto il file oppure solamente ad una parte del file, per esempio, da qui a qui. Ok? Clicco su applica e noterete come adesso questo effetto sia stato applicato solo nella selezione. Guardate 2-3, ok? Se io invece avessi scelto come abbiamo fatto prima soltanto tutto il file, quando applico viene applicato a tutto. Bene, mi fermo qui per il momento. Spero sia tutto chiaro. Nel caso, fate domande, scrivete, commentate. Condividete questi video anche se sono riservati agli abbonati, magari non so, passate parola con qualche amico che magari può essere interessato a questo corso, aiutatemi in qualche modo a far crescere questo canale YouTube eh, condividendo anche i video che sono su questo canale, quelli gratuiti, aperti a, a tutti quanti, invitate i vostri amici ad iscriversi, eh, mettete like, commentate, spammate, fate insomma quello che volete, mi trovate su Instagram, mi trovate su Facebook, insomma... Ci sentiamo in giro, grazie ancora al prossimo video tutorial. Ciao!